conflitti, come fanno? Creandoti un nemico, che di volta in volta può essere il guelfo, il ghibellino, può essere il fascista, il comunista, può essere il, che ne so io, l'americano e il vietnamita, non importa chi sta, il povero e il ricco, il povero, il ricco, la malata e il sano, sì, il maschio e la donna, la femmina, eccetera. L'intelligente e cioè, l'ignorante. L'ignorante, il colto e il non colto, eccetera, eccetera. Cioè sono tutte, sono divisioni. Modi, divisioni, sai cosa? Significa diavolo, da quale verbo deriva? Deriva dal verbo greco diaballo, che vuol dire dividere. È il gran divisore. Sì, sì, sì. Mentre l'amore unisce. Unisce, e quindi è l'esatto opposto. Quindi è bellissimo, anche le parole raccontano le cose, però siccome le ignoriamo, non siamo in grado di recepirle. Di recepire significa? Sì, finché non hai l'esperienza. O hai l'esperienza, le parole seguono solo e dopo. Come sono solo dopo. Le parole sono solo dopo, mai prima. E allora io con questo movimento della pace, praticamente cosa voglio fare? Voglio cominciare a metterlo in mostra, a giocarci con la pace. Bravo. Non dire, non manca, c'è già, usiamola. È un posto così che la gente bellissimo. Può aggregarsi. Dove c'è proprio la pace, il benessere, anche quello dovrei fisico. Dovrei ridipingere tutte le pareti che sono macchiate di sangue. Certo, ma sarà un'ispirazione, ma poi veramente mi piace tanto che da quel macello lì è come se noi in qualche modo facessimo tesoro. Questa è la rivoluzione reale. È un'evoluzione questa, perché dobbiamo evolvere a livello di esseri umani. Perché adesso non lo siamo, siamo delle capre a essere gentili. Sì, a essere gentili. Facendo scusa alle capre. Sì, che loro sono poverine che vanno benissimo come capre. Le capre sono veramente capre. Sì. E per cui adesso il proporre questa cosa qui, se c'è tanta gente che ha voglia di farlo, a Ravenna succederà qui nell'ex macello. Se non ci sarà la, come dire, l'adesione calorosa proprio che la gente vuole e costringe pacificamente il politico a fare quello che il cittadino desidera, che è lo scopo del politico, sarebbe lo scopo. In quel caso sarebbe costretto a farlo perché ha un numero davanti, però potrebbe essere che non raggiungiamo una massa critica. Però io raccontando il progetto, facendo capire la ricchezza umana e anche economica che uscirà fuori da questo movimento alla pace, perché c'è anche la legislatura da tenere presente, nel quale ti devi muovere. Tutte le cose belle muovono soldi. Siamo qui con l'avvocato Anna Mazzaglia, avvocato cassazionista di Messina, che è venuto a Ravenna per difendermi nella causa contro la polizia municipale per i verbali e i sequestri che hanno fatto alle mie opere. Grazie, sono venuta qui perché per questa causa, ma diciamo messo piede a Ravenna io mi sono sentita subito bene. Diciamo che sarei venuta forse anche con l'aliante, cioè in qualsiasi modo sarei stata qua perché non so, mi lega, mi ha subito legata a Montelli un qualcosa di straordinario, di umano, di particolare che ho subito sentito fin dalle prime volte che l'ho incontrato. È questo che la gente non ha ancora capito, sono le cose belle che muovono soldi. La pace sarà il business più potente. È un monumento della pace così, con la prosperità economica che darà, di cui una parte andrà anche al comune. Sì. Noi finora abbiamo fatto business facendo guerre, massacrandoci. Se cominciamo a fare business invece di fare la guerra, ma nel matrilineare, nel collaborare fra di noi, noi veramente saremmo sempre col sorriso che ci spacca la bocca. Opa. Allora adesso l'intento è quello, come mi ha detto l'avvocato Mazzaglia, di riuscire di dare vita, se è possibile, prima di tutto con i cittadini di Ravenna e poi comunque che questa informazione
vada al di fuori di Ravenna, perché io vorrei che si facesse Ravenna per tante ragioni, compresa la pigrizia, non è l'unica, però compresa la pigrizia. Certo, già qui. Comodo. E poi sei anche contento che si facesse Ravenna, perché la conoscenza che pratico io in Italia si è diffusa proprio partendo da Ravenna. Ma Ravenna è una capitale, eh? Non dimentichiamolo che Ravenna, oltre a Roma, è stata una delle capitali dell'impero, e che di questo fatto se ne deve prendere merito, ma anche onere, onore e onere di essere una capitale. Dovrebbe riappropriarsi del fatto di essere una capitale. Per esempio la capitale della pace, per esempio, potrebbe essere una bellissima... Ravenna. Potrebbe diventare... Dare la capitale della pace. Sì. E questo sarebbe, secondo me, lo dico per tutti i vari assessori che potrebbero essere interessati a questo progetto, diventare la capitale della pace, cioè è veramente un fiore all'occhiello, secondo me. Dovrebbero vantarsi di essere la gente da tutto il mondo, portando anche molta ricchezza. Sì. Molta... Sì. Certo. Sarebbe bello che riuscissero a dire di sì, perché c'è una bella massa critica di Ravennati che hanno il cuore ancora acceso. Sì, sì. Che capiscono che avere un momento dedicato alla pace, perché già anche solo trasferendo le sculture che ho, piazzandole così, arredando in un certo modo, già diventerebbe motivo di essere visitato. Certo. Figurati quando gli hai messo le mani addosso, che hai cominciato a mettere i vari settori, le varie persone, perché va diviso in tre parti: la scienza e conoscenza, l'arte e il gioco. Principale, grande, ma nel gioco si comunicano i valori della vita. Assolutamente. Certo. Cui il cinema c'è. Ma noi in realtà la vita è tutto un gioco. La vita sì. È tutta. Molto gioco. Serio, non è molto uno scherzo. Serio, è un gioco. Per gioco la gente si ammazza. Sì. Molto spesso sono parte del problema. Trovare le soluzioni sono le persone di buona volontà quelle che cercano le soluzioni. Sì, di volontà. E artisti. Bravo. Perché io non lo sapevo, l'ho sentito dire da Emilio Del Giudice, un matematico quantistico. Lo conosco. Conosci? Era collega di mio fratello. Ah, che bella persona. Ah, stupendo, guarda, simpaticissimo. Che bravissima. Bella persona. Perché gli scienziati dicono solo vetenzia. Sì, cazzate. Cazzate, bellissimo. È morto un po' di anni fa. Sì, non è tanto. E lui lo disse, cioè gli artisti sono quelli che avranno, non è forse, gli artisti sono quelli che porteranno la soluzione ai casini di questa società. Matematica e quantistica. Esatto. Io mi ritrovo, me ne sono accorto ad essere un artista che sta facendo un lavoro che c'entra con la soluzione, certo. Perché la pace è la soluzione. È la soluzione. Ci tengo è anche a la bellezza. Perché sì. Abbiamo un mondo brutto. Perché noi possiamo davvero, e siamo la prima generazione felice, secondo me, a poter avere accesso alla conoscenza mondiale, per cui abbiamo davvero gli strumenti per creare la pace, di nuovo e finalmente. Lo facciamo o no? Cosa decidete? Allora, se decidete di venire a fare la pace, bisogna muoversi. Anche perché la pace si fa comunque, anche se la gente non si muove, la pace si sta facendo. La pace si sta facendo. Cresce e inevitabile. Come sta crescendo la guerra? Mr. Jerry? Selfie!